giunga il nostro saluto dalla Cappella Vergine dalle Mani Alzate della sede nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Da questa sera inizia una campagna di preghiera che abbiamo voluto indire nella circostanza del coronavirus. Nel tempo della prova i cristiani pregano. E allora vogliamo offrire un rosario allo Spirito Santo, i 7 misteri del rosario allo Spirito Santo, con meditazioni di Papa Francesco estratte dalla esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Vi voglio bene, grazie. E la gioia che tuo padre avrai provato quando hai creato il nostro fratello e padre Don Guido, e che anche noi oggi accogliamo commossi, ringraziandoti per averci donato in Lui un frammento della Tua bellezza. Che questa bellezza continui a risplendere nel mondo, anche attraverso il rinnovamento nello Spirito, che Lui ha amato e servito. Vorrei da oggi rimanere spiritualmente unito a voi e incoraggiarvi a vivere bene questi tempi difficili. Nessun peccato riesce mai ad essere grande quanto grande è l'amore misericordioso di Dio, consumato e manifestato sulla croce. Qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Il Signore mi ha forza di vita, di via pronterò. Il Signore mia luce e salvezza,
Cari fratelli e care sorelle, benvenuti in questo nostro momento di preghiera insieme. Siamo davvero felici di pregare con voi. Io sono Alice, dal Trentino Alto Adige. Ci ritroviamo ancora insieme per vivere un momento di cultura di Pentecoste. Passati davvero quasi 4 mesi e finalmente questa cappella torna a popolarsi. Per me è una grande gioia, una grande emozione, perché non posso non ricordare tante adorazioni fatte qui alla presenza di Gesù e praticamente da solo. Carissima famiglia del rinnovamento nello Spirito Santo,
Sono Don Nicola Casuscelli, consigliere diocesano del rinnovamento nell'Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova e delegato regionale per la Calabria per l'ambito sacerdotale. Sono qui con voi per vivere la nostra convocazione nazionale e offrirvi un piccolo contributo di una mia testimonianza. Nell'anno passato abbiamo vissuto dal 9 marzo al 18 maggio quell'esperienza veramente difficile del lockdown nazionale. I cuori di tutti quanti gli italiani, ma di tutti gli uomini di tutto il mondo, sono stati toccati dalla paura, dal terrore, dalla morte, dal dubbio per il futuro. E allora ho sentito dentro di me come dovevo stare vicino al popolo santo di Dio. Sentivo la voce del Signore che diceva: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Allora mi sono fatto la domanda: Nicola, come vuoi che il Signore consoli il suo popolo? Martedì 10 marzo ho dedicato quel giorno al silenzio completo per chiedere a Dio di parlarmi. Gli dicevo continuamente con la preghiera confidente: Abba, Abba, aspettavo nel silenzio di sentirmi dire: figlio, figlio mio. Certo, non con le orecchie del corpo, ma con l'intuizione dello spirito, e li compresi. Dovevo sfruttare tutti i mezzi a disposizione per stare accanto ai figli di Dio. E tra questi mezzi a disposizione ci sono state le 40 ore di adorazione eucaristica che il rinnovamento ha vissuto. Anch'io, insieme a tanti altri sacerdoti d'Italia e del mondo addirittura, abbiamo permesso la preghiera tra tanti nostri fratelli e nostre sorelle, potendo così portare la consolazione a casa, che nessuno si sentisse solo. L'adorazione eucaristica che noi vivevamo in chiesa e che dalla casa veniva partecipata attraverso la preghiera personale è stata veramente un'occasione di grazia grande. Per noi sacerdoti, nel novembre scorso, c'è stato l'incontro nazionale con gli esercizi pastorali online. Ecco, il rinnovamento non ha lasciato soli neanche i sacerdoti, si è preoccupato di loro. Don Guido dal cielo avrà detto a tutti i responsabili, sentendo la preghiera di tutti: Ducin altum, vai, prendi il largo. E così è stato. Veramente degli esercizi di grazia, dove io e tutti i sacerdoti che abbiamo seguito abbiamo potuto fare esperienza di quel dialogo intimo d'amore con Dio che veniva a rincuorarci e a confortarci come suoi ministri. Allora concludo e dico: grazie famiglia del rinnovamento nello Spirito Santo, perché sei vicina a tutti, perché vuoi il calore tra di noi, il potere dello Spirito. Gesù è il Signore.